dottor Leonardo Paloscia, primario dell'unità coronarica di Pescara, colui che dopo i primi soccorsi dello staff medico del Pescara, d'Arcangelo e Sabatini, dagli spalti è sceso in campo per fare tutto ciò che era nelle sue facoltà per salvare la vita a Pier Mario Morosini. Abbiamo provato di tutto, io quando sono arrivato, come dicevo ai tuoi colleghi, purtroppo ho trovato già una situazione disperata, il ragazzo era già privo di battito e di respiro, pur se ventilato e con il massaggio cardiaco. Io stesso l'ho continuato in ambulanza, siamo arrivati in pronto soccorso, guarda, l'abbiamo rianimato per 1 ora e mezza, con tutto quello che potevamo fare, pacemaker provvisorio, fiale di adrenalina, intubazione, è stato intubato immediatamente, defibrillazione, tutto quello che si poteva fare, ma guarda, credimi, è stato tutto perfettamente inutile, lui non ha mai dato un segno di ripresa, mai, neanche un secondo, né un respiro né un battito cardiaco. Ha parlato anche con i nostri colleghi di un tentativo di fare il tutto per tutto che è durato 90 minuti, un numero che assume una simbologia funestamente drammatica in questa circostanza, trattandosi di un calciatore, e un tentativo che in casi normali difficilmente si protrae così a lungo. Sì, hai ragione, perfettamente ragione, cioè io ho voluto proprio significare questa cosa, che noi, vista la giovane età, non tanto il fatto che fosse un calciatore, perché lì sul momento poi sai, il fatto che un calciatore, la pressione mediatica, non è che stai tanto a vedere queste cose, ti preoccupi di sto ragazzo, capito? E come ti dicevo prima, un ragazzo di 25 anni, io ce n'ho uno di 22, insomma la vivi anche da un punto di vista emotivo in una certa maniera. E abbiamo fatto un tentativo veramente, io direi che va al di fuori di ogni scala, di ogni linea guida, perché oltre quel tentativo lì, insomma, di solito mezz'ora, 40 minuti, se non vedi nessuna risposta da parte del paziente ti arrendi, perché diventa un esercizio poi con le mani. Noi nonostante tutto abbiamo continuato lo stesso, aggrappandoci chi al Padre Eterno, chi al fato, chi al destino, chi alla buona sorte, a quello che vuoi, in base alle proprie credenze, però non c'è stato niente da fare purtroppo. Già sono purtroppo nel momento del lutto iniziate le prime polemiche sui soccorsi, sull'ambulanza, ci vuole chiarire lei bene se il famoso ritardo per l'auto dei vigili posizionata male che ha compromesso l'immediato intervento dell'ambulanza può aver inciso o meno sull'esito finale di questa tragedia? Se l'ambulanza fosse entrata 2 o 3 minuti prima, di fronte a 90 minuti di rianimazione, di fronte a un arresto cardiorespiratorio totale e mai resosi minimamente reversibile, proprio non conta proprio nulla, è come una goccia di pioggia nel mare, insomma, non so se questa è una frase di Confucio, cioè, voglio dire, a mio modo di vedere non ha avuto nessun senso. Io l'ho vissuta proprio, guarda, se ci facciamo una botta di conti, l'ho vissuta così. Ho visto questo ragazzo che si accasciava, ha provato prima e poi si è accasciato, mi sono disinteressato del pallone, chissà perché l'occhio mi è andato su sto ragazzo, poi ho visto che correvano le persone, poi ho visto il capannello e ho iniziato il massaggio. A quel punto sono sceso sotto, il tempo di scendere sotto dalla tribuna e entrare in campo, non lo so, 1 minuto e mezzo, 2. L'antefatto, 2 minuti e mezzo, 3, 5 minuti, l'ambulanza, io quando sono entrato in campo l'ambulanza era già in campo. Quindi parliamo nell'ordine di 4-5, Bonan prima in diretta su Sky parlava di 6 minuti. Ma 6 minuti, allora quelli che vengono presi a casa, che hanno l'infarto a casa, che l'ambulanza è arrivata dopo 20 minuti, noi che in reperibilità per legge dello Stato italiano abbiamo 20 minuti a disposizione per raggiungere l'ospedale, adesso sarebbero tutti morti. Cioè non è quello il parametro, capito? Non è quel parametro, non è stato fatto, secondo me non c'è stato nessun passaggio a vuoto, perché in quelle cose, in quelle situazioni la prima cosa è fare massaggio cardiaco e respirazione. Per fortuna lì c'erano gli attrezzi giusti, quindi non si è fatta la famosa respirazione bocca a bocca che si fa per strada, ma si è fatta quella ventilata, quella giusta, quella tecnicamente giusta, e non ha risposto neanche a quello sto povero ragazzo. Domani ci sarà l'autopsia che chiarirà le cause del decesso, perché anche lei ipotizzava la possibilità che sia intercorso qualcosa di altro e non solo di cardiaco, ovviamente. Ma io ho un'idea, adesso ci confrontavamo prima, non so se hai sentito, col professor Carù dagli studi di Milano. Io quest'idea me la sono vista transitare nella testa immediatamente per le modalità come il ragazzo è caduto. Il ragazzo è caduto per 2 volte su un lato,
se rivediamo le immagini, cade su un lato come un deficit di lato, che di solito è tipico del problema neurologico. Per darti l'estrema razza, diciamo l'ictus, no? È tipico. E questo, non so, per un attimo mi ha fatto pensare che non fosse il cuore, capito? Poi il fatto che sto cuore non ha dato mai segni di sé durante tutta la rianimazione, anche questo. Siamo di solito pazienti cardiaci, fra virgolette, qualcosa si vede, anche se è un tentativo che poi si rispegne nuovamente, ma qualcosa si vede. Qui non si è visto mai nulla, nulla di nulla di nulla. Grazie, dottore. Grazie a voi.